gran botto all'inizio, gran botto alla fine, poi in mezzo non si sa. Allora partiamo con un gran botto all'inizio, secondo me, che mi sembra una cosa molto importante. E chi ci abbiamo? Qua abbiamo Giovanni Bignami. Io adesso stavo provando a cercare di memorizzare tutti i premi, tutte le cose che lui è stato. Immagino che lo conosciate tutti, però due o tre cose secondo me sono importanti e ve le voglio dire subito. Allora, è professore, lo sapete, a Pavia, ma poi è stato direttore scientifico dell'Agenzia Spaziale Italiana, direttore del Centro Studi Spaziale di Toulouse, nel Consiglio Scientifico Centrale del CNRS, poi presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, presidente dello Space Science Advisory Committee, non so dove finire. Attualmente è presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, lì va bene. Poi c'è una serie di premi, non li nomino, però mi piace molto questo Van Karman Award, poi mi spiegherai chi è questo Van Karman, che è un bel nome, ha vinto un sacco di premi, insomma, comunque è un grande scienziato, un grande ricercatore, che ha anche nelle sue corde quello di cercare di far conoscere diciamo il contenuto della scienza, che cosa, e avere fondamentalmente una visione proiettata sul futuro. Questo è molto molto importante, perché credo questa è una delle cose che manchi a noi. Spesso il ricercatore si concentra sull'estremamente piccolo e non guarda, o l'estremamente grande, ma non guarda le proiezioni di quello che succederà nel futuro, cioè che società avremo fra qualche anno. Questo è quello che ci spiegherà oggi Giovanni. Poi mi intriga un'ultima cosa che voglio dire, è lo scoprire, la parola scoprire. Pensiamoci un momentino, è come se ci fosse un velo che un po' alla volta noi togliamo per capire che cosa c'è dietro questa l'idea della scoperta fondamentalmente è questa. Vedrete la conclusione che avete immagino letto sul pezzo che lui ha scritto, e una risposta finale sarà quanto, non soltanto cosa, ma quanto poi resterà da scoprire una volta che abbiamo fatto tutta questa roba. C'è questa tesi per cui la cosa più bella che può trovare un ricercatore è una contraddizione nelle teorie, per cui devi ricominciare da capo. Quindi questo è il circolo, diciamo, che poi permette di andare avanti. Credo che Giovanni sia veramente mosso da questo è il piacere di scoprire che cosa c'è dietro. Questo è quello che c'era un mio professore, la persona con cui mi sono laureato io, quando io ero giovanissimo ricercatore, mi pagavano 125.000 lire al mese. Io mi lamentavo e quello diceva: ma tu vuoi mettere la rendita morale che tu ottieni per cercare di scoprire queste cose? Questo è un piacere, dovresti essere tu a pagare. Io questo a lui non glielo posso chiedere, ovviamente, mi sembra esagerato, però ho pensato che nella prossima politica dell'università dovrò chiedere a tutti i professori ordinari di pagarmi. Grazie Giovanni, comincia tu. Ce l'hai tu. Sì, adesso lo accendono. No, non lo voglio, grazie, sono già a posto, grazie, magnifico, siamo in partenza, grazie mille. Dunque, qui facciamo degli esperimenti, e questa sera comincio con farvi vedere qualcosa di multimediale, comincio subito. Ho capito che per fare della presentazione della scienza al pubblico i libri vanno bene, questo stasera parliamo di cosa resta da scoprire, ma io gli attacco un programma televisivo, in questo caso particolare ne ho già fatto anche un altro, ma insomma con National Geographic Channel, il canale 403 di Sky. Allora stasera in prima assolutamente mondiale vi faccio vedere la prima puntata che andrà il 30 ottobre. Adesso vediamo se il tutto funziona dal punto di vista tecnico. Cosa avremo scoperto nel 2062 al ritorno della cometa di Halley? Fa un po' western. Ogni anno, all'inizio di dicembre, andiamo in soffitto a un ripostiglio a cercare gli addobbi natalizi.
e la stella cometa non può mancare. Insomma, usiamo questa cometa di cartone per fare una specie di bilancio di quello che ci è successo. Beh, in maniera analoga possiamo fare un bilancio dell'avanzamento tecnologico, del progresso del genere umano usando una cometa vera in cielo. Si tratta della cometa che oggi chiamiamo cometa di Halley, che da almeno 2000 anni, ma probabilmente da molto di più, ogni 76 anni passa vicino alla nostra Terra. Ma cosa sono le comete? Le comete sono dei corpi minori del Sistema Solare, fatte da un mix di roccia, ghiaccio, materiali volatili, insomma, gli stessi elementi che sono serviti per la formazione dei pianeti. Ogni tanto qualcuna, per un incontro gravitazionale caotico, magari con un pianetone, si fionda giù nell'interno verso il Sole, passando vicino alla Terra. Andando verso il Sole, incontra la radiazione solare che, colpendo il ghiaccio, lo fa evaporare insieme a della polvere. Insomma, dalla parte opposta al Sole, la cometa sviluppa una specie di lunga coda, anzi una chioma, la stella cometa. E sono proprio queste splendide chiome che fa vedere le comete al genere umano. Ad esempio, sappiamo che nel 1301 Giotto di Bondone, con il suo occhio di pittore, vide una cometa, quella che oggi chiamiamo cometa di Halley, la vide talmente bene da dipingerla sopra la Natività nella Cappella degli Scroveni. Nel 1700 l'astronomo inglese Edmund Halley poté osservare molto meglio la cometa e predisse che sarebbe ritornata ogni 76 anni. Al passaggio del 1910 fu possibile per la prima volta fare una fotografia della cometa di Halley. Quando si ripresenta puntuale nel 1986, un'intera flottiglia di sonde parte verso la cometa di Halley. E quella che è riuscita meglio fu proprio la sonda europea che avevamo chiamato Giotto. Riuscì ad arrivare a meno di 500 km dal nucleo, trasmettendo delle immagini incredibili. Il nucleo era nero che più nero non si può, l'oggetto più nero del Sistema Solare, un nero assoluto. Ora la domanda è: che cosa ci resta da scoprire da qui al ritorno della cometa di Halley nel 2062? Ben sapendo che ogni scoperta è l'inizio di una nuova ricerca. Voilà. Allora. Mica male come effetti speciali, credo, sai, Avatar, perfetto. Questo appunto in anteprima mondiale, ragazzi, lo vedrete appunto tra pochi giorni in tutta la sua completezza. E alla domanda cosa resta da scoprire, che mi fanno spesso i giornalisti, io dico praticamente tutto, nel senso, tanto per cominciare, gli astronomi se la tirano da matto, come è noto, ma conoscono il 4% dell'universo, per essere chiari, e adesso poi vedremo i dettagli. Io però ho un'arma segreta per dirvi cosa resta da scoprire, che è questo personaggio. Qualcuno di voi forse lo riconosce, anche se è irriconoscibile, è il mitico, leggendario personaggio delle cosmicomiche di Italo Calvino, il signor QFWFQ, che ha un nome tanto impronunciabile quanto palindromico e che si esprime in uno splendido linguaggio telepatico galattico che io capisco benissimo, naturalmente. Questo signore, tanto che volevo incontrare, l'altra mattina è atterrato sulla mia scrivania, senza spostare i fogli, incredibilmente è atterrato con un'astronave che si chiama Von Braun, qui non si legge tanto bene, lui l'ha chiamata Von Braun in omaggio a noi terrestri. È un tipo antipaticissimo, uno saccente, che le sa tutte, fa difficile così. Allora gli ho detto: dai, dimmi cosa resta da scoprire. Dice: non può, per via del PEG, postulato di evoluzione galattica, in cui la razza saccente anche lui non può permettersi di divulgare, esatto, e quindi pazienza. Però usiamo un sistema maieutico. Tu mi fai le domande giuste
e vediamo se per caso si riesce. Infatti io inizio con un test che faccio anche a voi, di pensare un attimo alle domande da porre a un alieno. Voi immaginate che l'alieno arriva a terra nel vostro salotto e, vabbè, una persona simpatica, ragionevole, che domande gli fareste? Lui parla questo linguaggio telepatico galattico fantastico, poi tutto ci capisce benissimo, e vabbè, e allora che cosa gli chiedereste? E dal chiedervi cosa gli chiedereste si capisce cosa resta da scoprire. Un trucco vecchio quanto il mondo. Però prima di cominciare a vedere che cosa resta da scoprire per il futuro, lui mi ha chiesto di fare un riassuntino di cosa abbiamo fatto negli ultimi 1000 anni, tanto così. Allora ho scoperto una cosa che trovo piuttosto affascinante, che cioè la storia del pensiero umano negli ultimi 1000 anni è stata fatta da idealmente 14 persone. Che cioè si può immaginare una catena, adesso poi vedrete più in dettaglio, una catena di 1000 anni di cultura, diciamo così, occidentale, tra virgolette, occidentale in senso molto lato, con 14 personaggi che idealmente si danno la mano, nel senso che uno nasce quando muore l'altro. E ci stanno tutti appena appena, ve li faccio rapidamente a carrellata, vedere più in dettaglio. Perché dall'anno 1000 al 1200 la cultura occidentale è araba, un piccolo dettaglio che sfugge specialmente a molti colleghi del nord, questa cosa non è affatto chiara e devo ripeterla continuamente perché lì siamo davanti a crani duri, e quindi ho messo Ibn Sina, che noi chiamiamo Avicenna, Omar Khayyam, quello dell'equazione cubica, ma anche delle poesie di Pane e Vino e del calendario, e Averroè, che è quello che spiega la logica aristotelica a San Tommaso, che molti si dimenticano, no? Che noi abbiamo un'idea della cultura greca, per esempio, è arrivata a noi attraverso gli arabi, no? Sono dettagli, quindi i primi 200 anni sono decisamente arabi. Dopo il cattolicesimo arriva alla grande e comincia con Stupor Mundi, ecco qui vedete il mondo che fa, oh Francesco, Federico scusate, con il Castel del Monte, eccolo qua, il falco, i disegni sono di un mio collega astrofisico Lucio Chiappetti, che qualcuno di voi conosce, un pazzo come un cavallo, ma che disegna alla grande proprio, no? E questo qua è Marco Polo, che in prigione, detta Rustichello da Pisa, le sue storie di cinesi, di dromedari, eccetera, sapete che l'ha dettata in prigione, essendo stato fatto prigioniero alla battaglia di Curzola, e vabbè, e poi c'è il vescovo Abelardo, che ha la logica e anche l'asino di Buridano, Adventure und Kunst, riconoscete tutti Gutenberg, e poi il grande rinascimento italiano, Michelangelo, tipo incazzosissimo, che se la prendeva perfino coi papi e ce la cavava, però lo stesso Galileo, altro tipo super incazzosissimo, completo di cannocchiale, Lince, perché fu uno dei primi lincei, poi Newton col bernocolo in testa, il prisma, i principia, eccetera, e questo qua con tanti volumi ha in mano una carta dei ponti di Königsberg, che sarebbe Kant, che si districava in mezzo ai ponti di Königsberg. E poi, allora avete notato naturalmente, scusate, l'ho dimenticato di dire, che naturalmente si dice che Galileo, per esempio, sia nato esatto giorno in cui è morto Michelangelo, chissà se è vero, perché lì certificati di morte, ma però potrebbe essere vero, e naturalmente che Newton sia nato l'anno in cui è morto Galileo, e anche lì concetto di date era molto elastico, ma insomma presso a poco questi qua si potrebbero dar la mano, e così via, perché quando Kant muore, mi pare che Darwin, eccolo qua, avesse 3 anni, una roba del genere, e vedete, questo è Darwin con i suoi fringuelli, con i becchi tutti diversi, per esempio, questo è lui che è uomo scimmia, e poi Einstein, che anche lui è nato più o meno quando è morto Darwin, e l'ultimo ancora vivente, Andrew Wiles,
che è quello, come forse sapete, è stato il primo a risolvere o a capire, diciamo, il drammatico problema dell'equazione di Fermat, che vi risparmio perché se no si scivola subito nel pallosissimo con le cose di matematica, però è una roba importante, voglio dire, è un problema che un grande matematico francese affermava di aver risolto nel 1600 e invece forse non era vero, non lo so, ma lui finalmente l'ha risolto. Allora, questo qui è, diciamo così, il passato, ve l'ho fatto vedere perché è anche simpatico come disegnato e serve in fondo abbastanza anche eventualmente a scopi didattici. Ma adesso entriamo nel vivo, io adesso vi propongo una serie di argomenti sui quali bisogna lavorare e che restano da scoprire e che io penso scopriremo prima che torni la cometa di Halley. Uso la cometa di Halley come un metronomo dell'umanità, un metronomo dello sviluppo culturale, scientifico, tecnologico dell'umanità. Vi ricordo la cometa di Halley, questa roba che gira, 76 anni di periodo, è un sacco di tempo, migliaia di anni che va, è passata nel 1301, Giotto di Bondone sicuramente l'ha vista, l'ha dipinta nella Cappella degli Scrovegni, ha fatto una rappresentazione splendida che Vasari ammira, eccetera, per molti secoli è rimasta la miglior rappresentazione di una cometa. Poi, al passaggio del 1910, per la prima volta, fate attenzione, per la prima volta l'umanità fa una fotografia, è capace di fare una fotografia, cioè non è più il disegno che tu vedi e poi con la mano, fai una foto assoluta, cambiamento epocale. Ebbene, al giro dopo siamo diventati capaci di mettergli dentro una sonda, un satellite mandato praticamente dentro la cometa, passato a poche centinaia di chilometri dal nucleo, in un giro. Un miglioramento tecnologico non trascurabile. Il prossimo giro nel 2062, che gli facciamo alla cometa? Cioè, viene da chiederselo, no? C'è chi dice che lo catturiamo con un grosso acchiappafarfalle spaziale e la portiamo a sciogliersi in un deserto dell'Australia, per esempio, no? Fatta di ghiaccio, per vedere com'è fatta dentro, se ha dentro dei vermetti vivi, per esempio, non so, è possibile. Però a bordo, occhio, perché ci sarà il signor QFWFQ che ci viene a trovare per vedere a che punto siamo. Sarebbe sgradevole, poverino, metterlo lì in una pozza di cometa sciolta in un deserto, sarebbe poco simpatico. E allora vediamo quali sono le cose che dobbiamo capire e scoprire prima che torni la cometa. Beh, la domanda fondamentale è: c'è qualcuno là fuori? Allora, vi ricordo che abbiamo già scoperto molte centinaia, tra poco saranno 1000, pianeti extrasolari. Chiaro cosa vuol dire? Pianeti che girano intorno ad altre stelle, ad altri soli, come diceva Giordano Bruno, che ha pagato caro questa cosa di dire che ci sono infiniti pianeti con sopra anche degli abitanti. E quindi facciamo subito, col permesso del rettore, un sondaggio. Immaginatevi di essere in una bella spiaggia scura o in cima a una montagna, quest'estate, o comunque in una sera bellissima, vi sdraiate lì, guardate, ci sono le stelle in cielo. È una cosa non trascurabile, difficile restare indifferenti alle stelle in cielo. E allora vi chiedete: che cosa mi fa più paura? Che ci sia qualcuno là fuori o essere soli nell'universo? Perché, come si dice in latino, tertium non dato, o c'è qualcuno o non c'è nessuno. Allora vi chiedo subito: chi pensa che ci sia qualcuno là fuori, sulla mano per favore. Ecco, chiedo al signor rettore di voltarsi, ma è la maggioranza evidente, direi, giù la mano questi qua. Chi pensa invece chi pensa che siamo soli nell'universo, una rispettabile minoranza, rispettabilissima, benissimo, ma chiaramente una minoranza. E allora andiamo a cercarli, no? Andiamo a cercarli su questi, perché prima di tutto bisogna trovare un posto dove vivono questi qua, un pianeta. Ce n'è di tutti i tipi di pianeti. Scusate, questo qui è un pianeta freddo, vedete, lontanissimo dalla sua stella, fa troppo freddo. Noi abbiamo bisogno di acqua liquida per immaginare una forma di vita ragionevole. La vita sulla Terra c'è perché da 4 miliardi di anni il Golfo di Napoli è liquido, diciamo, se fosse solido sarebbe difficile. Vabbè,
D'altro canto non bisogna neanche esagerare nell'altro senso, perché c'è un pianeta che gira talmente vicino alla sua stella che la temperatura è tutto lava fusa, praticamente 2000 gradi sulla superficie non ci siamo. Ci vuole quello giusto, eccolo qui, proprio un pianeta fatto come questo. E allora è quello che noi andiamo a cercare. E non c'è dubbio alcuno che prima del 2062 avremo trovato una nuova Terra, cioè un pianeta che vada bene per la vita, con la massa giusta, la distanza giusta dalla stella giusta, magari anche un bel campo magnetico, magari la tettonica Zolle, tutte quelle cose che rendono possibili la vita sulla nostra Terra. Perché vi ricordo, scusate, qui ci sono degli astronomi presenti, ma mi permetto di ricordare agli altri che nella nostra galassia ci sono 100 miliardi di stelle, una più, una meno, diciamo così, e che se vediamo che praticamente tutte le stelle hanno dei pianeti, come vediamo adesso, sono un bel po' di pianeti, e per di più nell'universo, vi ricordo che ci sono almeno 100 miliardi di galassie nell'universo accessibile, in totale fa praticamente un numero di Avogadro di stelle nell'universo, che vuol dire, per intenderci, un numero maggiore di tutti i granelli di sabbia, di tutti i deserti, di tutte le spiagge nella Terra, eh? Quindi un bel po' di stelle, e insomma, prima o poi un'altra Terra la dobbiamo ben trovare, no? Non si scappa. E vabbè, dopodiché bisognerà andare a grattare con dei telescopi fatti bene, ma qui abbiamo degli esperti che riescano a vedere da lontano delle tracce di vita. Oppure cerchiamo, usando dei strumenti come questo, il radiotelescopio SRT che l'INAF ha appena finito di fare in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana e la Regione Sardegna, in Sardegna, appunto a nord di Cagliari, si ascolta per vedere se a un certo punto da qualche stella viene giù le cifre di pi greco, la sequenza dei numeri primi, cioè qualcosa che dica qui c'è qualcuno che dice signor QFWFQ. Vabbè, sono 50 anni che facciamo questa cosa, cioè che ascoltiamo in vari modi e non abbiamo ancora sentito niente. Panico? No, perché è equivalente a prendere questo bicchiere, andare lì fuori nel golfo, tirare su un bicchiere d'acqua e vedere qui dentro nel bicchiere d'acqua non c'è pesci, non c'è pesci. E allora vuol dire che nel mare non ci sono pesci? No, perché ho preso solo un bicchiere, il pesce c'è, ma ovviamente bisogna prenderlo giusto, bisogna avere pazienza, provare tante volte, oppure con un bicchiere più grosso, eccetera. E quindi, una volta capito se c'è qualcuno là fuori, proviamo invece a capire di che cosa è fatto tutto l'universo, in particolare quello che resta da scoprire è praticamente tutta la materia ed energia dell'universo. Vedete che perfino Einstein all'aria assolutamente perplessa davanti alla scoperta per la quale poche settimane fa hanno dato un premio Nobel, l'energia oscura cosiddetta. Gli astronomi la chiamano energia oscura per farsi coraggio, è come fischiare nel buio, non abbiamo la minima idea di cosa sia questa cosa, no, però la chiamiamo energia oscura tanto per dire qualcosa. È una mia amica molto carina, ma non drammaticamente intellettuale, quando le raccontavo questa cosa, cioè del fatto del premio Nobel per l'energia oscura, e alla fine mi ha detto, ma come? Hanno dato il premio Nobel perché hanno scoperto una cosa che non si sa cos'è. Ed è bellissimo se ci pensate, perché è vero, hanno dato il premio Nobel per aver capito che l'universo è pieno di qualcosa che non si sa che cos'è, però c'è. È una cosa bellissima e che resta da scoprire, ovviamente. Allora, vi ricordo la roba banale, tutti la sanno, siamo un pizzico di sale nella minestra dell'universo, siamo azionisti di minoranza, l'universo è fatto in gran parte appunto di questa energia oscura, tre quarti, un quarto circa di materia oscura, 4% è fatto della robetta che almeno capiamo, in grosso modo, materia che noi conosciamo, la stessa materia di cui siamo fatti noi, che siamo fatti di polvere di stelle. E quindi abbiamo questo grosso problema di capire di che cosa è fatto l'universo. Io non so se per il 2062 avremo capito tutto di questa cosa qui. Scommetto però che avremo capito almeno la materia oscura, di che cosa è fatta quella cosa che chiamiamo materia oscura, perché tira gravitazionalmente. Sappiamo che c'ha una sua sostanza gravitazionale e abbiamo l'arma segreta che è questo grande uroboro del CERN,
questo acceleratore fantastico che io spero ci dirà, magari in tempi brevi, di che cosa è fatta almeno la materia oscura. Ho la forte impressione personalmente che per l'energia oscura dobbiamo far fare un altro giro alla cometa di Halley, chissà. Ma parlando di energia, scusate, vorrei dirvi che siamo sicuramente in grado di rispondere prima del ritorno della cometa di Halley come fare ad avere tutta l'energia che avete sempre sognato e che non avete mai avuto il coraggio di chiedere ai vostri governi, perché i governi amano follemente il petrolio e basta, guardando come si fa sotto i nostri piedi. Sotto i nostri piedi scopriamo che abbiamo energia infinita, gratuita e pulita. Quando noi calcoliamo la resa, per esempio, energetica del petrolio, nessuno mai mette in conto il fatto che col petrolio rubiamo l'ossigeno dell'atmosfera, che cioè se noi facciamo energia bruciando, cioè facendo una combinazione con l'ossigeno, adoperiamo l'ossigeno dell'atmosfera, che è gratis, no, cioè non è gratis, cioè te lo rubi a me l'ossigeno e poi lo rendi sotto forma di anidride carbonica, no? Quindi l'idea è di riuscire ad avere una produzione di calore sufficiente per i bisogni dell'umanità senza fare combustione, cioè senza grattare solo la biosfera dove c'è quella roba che si può bruciare e ciucciare via l'ossigeno dall'atmosfera. E allora se io mi immagino di essere un marziano, guardo giù, vedo la Terra e dico: ragazzi, ma voi avete un pianeta fantastico, perché dentro è ancora caldo, mentre io seduto su Marte sono su un pianetino che dentro è praticamente raffreddato, voi sulla Terra avete una palla più o meno piena di lava, grosso modo, per far semplice, e il calore centrale della Terra, lo ricordo, in parte è calore che si ricorda dell'origine della Terra 4 miliardi e mezzo di anni fa, e in parte è perché nel centro della Terra sono finiti tutti gli elementi più pesanti, per esempio l'uranio e il torio, gli elementi radioattivi, che con il loro decadimento radioattivo mantengono circa la metà del calore interno della Terra, molto, molto grosso modo. Quindi, trivial, come si fa? Beh, cerchiamo una volta per tutte di dare un segnale politico. Il calore si prende dalla geotermia profonda, dall'interno. Naturalmente madre natura ogni tanto ci fa i geyser, eccetera, ma noi siamo capaci di fare cose, fare un buco verticale che va giù. Vi ricordo che quando sono al di sotto di 5 km di profondità, in qualunque punto della superficie della Terra, pressappoco, certamente vicino a un vulcano, ma in qualunque punto della superficie della Terra, raggiungo una temperatura maggiore dell'ebollizione dell'acqua. Allora faccio questo buco, che è del tutto simile a un buco da petroliere, idiota, un buco così, mando giù, qui faccio una circolazione, faccio una distribuzione del fluido, per esempio acqua, orizzontale più o meno, e poi faccio un altro buco per tornare su e viene su vapore. Al buco ci imbullono sopra una turbina e ho a disposizione energia pulita, gratuita e infinita. Niente cazzeggi con il petrolio, che no, è tutto quello che vuol dire, niente pasticci con il nucleare, che in Italia è assolutamente una parolaccia, e lasciamo perdere, io faccio il fisico e so che madre natura ha messo l'energia dentro nel nucleo, ma non si può dire, questo è vietato, no? Non si può dire, va bene. E quindi qua invece noi abbiamo a disposizione una palla con una capacità termica sostanzialmente infinita rispetto a quello di cui abbiamo bisogno noi, cioè lì c'è energia per alcuni miliardi di anni, e direi che ci può bastare. Energia pulita, gratuita e finita, almeno per produrre energia elettrica. Sono d'accordo che così non si può far volare gli aeroplani, per esempio, però un grosso passo avanti sarebbe fatto. E la domanda che ci va insieme a questa, l'altra grande cosa che resta da scoprire, è: avremo scoperto che cos'è la vita? Scusate, faccio un salto concettuale importante, ma noi non lo sappiamo cos'è la vita. Se io chiedo a qualcuno di voi di darmi una definizione vera, solida, di che cos'è la vita, non credo che nessuno lo sappia dare, perché nessuno c'è ancora riuscito. E di conseguenza nessuno è capace di dire quale sia stata l'origine
espressione un po' semplicistica della vita. Al momento noi conosciamo sulla Terra soltanto una forma di vita, quella che un grande chimico olandese, premio Nobel De Duve, aveva chiamato col nome di un cocktail brasiliano, CNOPS. Adesso vi spiego subito che cos'è. CNOPS è perché la nostra biochimica è basata su carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto, fosforo e zolfo, essenzialmente, e tutte le forme di vita sulla Terra sono basate su quello, così come tutte le forme di vita più evolute che ci sono, non so dirvi esattamente il confine, insomma l'enorme maggioranza delle forme di vita sulla Terra è fatta di questi 20 aminoacidi di quali siamo fatti noi e non altri, nessuno sa perché, perché incidentalmente di aminoacidi ce n'è tantissimi volendo. Per esempio nei meteoriti ci sono a bordo dei meteoriti che piombano sulla Terra continuamente un casino di aminoacidi, molto di più di quelli di cui siamo fatti noi, ma anche tutti quelli di cui siamo fatti noi. Noi invece per qualche motivo funzioniamo con quei 20 lì, con la biochimica CNOPS. Allora qui sarebbe affascinante riuscire a trovare la vita 2.0, come si dice, cioè un altro tipo di vita aliena, che certamente potremmo trovare grattando sulle sabbie di Marte, ma potremmo anche trovare qua da noi, no? Magari ce l'abbiamo sotto il naso, magari ce l'abbiamo addirittura nel naso, un'altra forma di vita di batteri. Un po' di tempo fa la NASA ha annunciato che aveva trovato la vita aliena, tipica bufala della NASA. E questa signora, che è una serissima ricercatrice della NASA, era andata in un lago delle montagne della California, uno di quei laghi ad alta quota dove l'acqua evapora molto, e c'era un'altissima concentrazione di arsenico in questo lago, di arsenico, perché le montagne lo facevano scendere, non so bene. E tuttavia, grattando, come vedete, lei e la squadra avevano trovato che c'erano dei batteri che vivevano felici in un lago con concentrazione di arsenico mostruosa. Allora gli è venuto il sospetto, torno un passo indietro, scusate, che questi batteri fossero riusciti a fare il miracolo di sostituire il fosforo con l'arsenico. Non so se vi ricordate, nella tavola di Mendeleev il fosforo e l'arsenico sono uno sopra l'altro, hanno proprietà chimiche molto simili, come non so, uno può immaginare di sostituire il carbonio col silicio, che anche loro sono uno sopra l'altro, poi la cosa non funziona per altri motivi. Fosforo e arsenico, non lo so, Madame Bovary muore mangiando l'arsenico, una morte poco simpatica, diciamo, essenzialmente perché l'arsenico va al posto del fosforo nel nostro. Allora, questa qui si è domandata: è possibile che questi batteri siano riusciti? E avevano pubblicato su Science pochi mesi fa, meno di un anno fa, avevano pubblicato su Science, forse qualcuno l'ha visto, di aver trovato una forma di vita aliena, cioè dei batteri capaci di vivere con l'arsenico al posto del fosforo. Adesso questa è una scoperta fantastica, perché era un'altra forma di vita diversa dalla nostra, e basta trovarne una che si fa due, voglio dire, vuol dire che la vita è un fenomeno comune nell'universo, perché, no? Capite? E purtroppo in realtà non è vero, loro sostenevano che questi puntini verdi qui erano gli atomi di arsenico che si erano infilati al posto del fosforo nel DNA. In realtà non è vero, perché poi la realtà si è visto che questi poveri batteri sfigati che vivono in sto posto incredibile, e che devono fare? Questo è il battero che è riuscito a inglobare, a incistidare in qualche modo l'arsenico, sono quei circolini lì bianchi, e poi vive con quel pochissimo fosforo che era rimasto, perché è ovvio che se arriva l'arsenico il fosforo se ne va, insomma, la ragione per cui muore Madame Bovary. E quindi questi riescono a vivere una vita evidentemente non particolarmente allegra, però cioè, in questo lago sono, e quindi non è vero, purtroppo. Dobbiamo ancora scoprire la vita 2.0 sulla Terra. Magari la troviamo al di fuori della Terra, per esempio grattando appunto le sabbie di Marte. Questo qui è Phoenix, l'ultima sonda sulla superficie di Marte, che oramai più di 3 anni che ha smesso, Paletta, che gratta su un po' di sabbia, la porta dentro nella pancia, l'analizza e cerca di capire se c'è della roba organica, per esempio. Beh, è un po' triste per noi
per alcuni di noi convinti robotici spaziali, perché questa immagine assomiglia drammaticamente a questa qua, il Viking nel 1977, se ben ricordo, che è atterrato sulla superficie di Marte con una paletta sostanzialmente simile, è grattato per cercare e non sono riusciti. Guardate, è un po' triste, no? Ci sono 30 anni di robotica spaziale in mezzo a queste due fotografie e non siamo ancora riusciti ad andare da nessuna parte. Tuttavia, qui io mi lancio a fare una previsione, io sono convinto che prima del ritorno della cometa di Halley noi saremo capaci di dare una risposta se esista un'altra forma di vita nel nostro sistema solare. Ho fatto l'esempio di Marte, che è l'esempio più facile, più ovvio, però naturalmente ci sono altri casi molto interessanti, Europa e Encelado, i satellitoni di Giove, di Saturno, eccetera, che potrebbero avere dei mari salati dentro, dove potrebbe esserci qualche forma di vita strana anche lì. Io penso che sicuramente per il 2062 avremo una risposta sull'esistenza di un'altra forma di vita. Ma adesso parliamo di noi, e cioè per la stessa data riusciremo finalmente a avere un'interfaccia diretta cervello-macchina? Cosa voglio dire? Che guardate questa cosa, questa è una partitura autografa di Mozart, geniaccio pazzesco. Mozart, lo sapete tutti, quando scriveva la musica non faceva mai una cancellatura come Enrico Fermi quando scriveva i libri, che vuol dire che ce l'aveva già tutta in testa, lui dall'inizio alla fine se la sentiva tutta. Adesso vi faccio vedere come pensava Mozart arditamente. Gli ho messo sulle cuffie per essere sicuri di capire bene. E lui, quando fa la sinfonia numero 40, lui pensa tutti gli strumenti in verticale, una specie di karaoke. Solo che naturalmente non riesce a scriverla alla velocità alla quale la pensa. Immaginatevi, lui ce l'aveva tutta in testa la sinfonia, dopodiché doveva prendere una penna d'oca, la luce di candela e scrivere tutto freneticamente, ma intanto dietro c'aveva già la 41 che arrivava nel cranio, più o meno. Immaginatevi se avesse avuto una chiavetta USB da piantare dietro all'orecchio, in qualche modo in un microsecondo, zac, saltava fuori tutto il Don Giovanni e lui era libero di fare, avrebbe prodotto chissà che cosa, il catalogo K sarebbe stato quattro cifre, non lo so, cose inimmaginabili, anche se è morto troppo presto. Vabbè, questo è un modo di presentare le cose naturalmente molto, molto estremo, semplicistico, però ho scoperto dopo che l'idea non è tanto originale. Diciamo, il nostro cervello, forse voi lo sapete, è la prova vivente dell'evoluzione. È come un gelato a tre gusti, c'è uno strato qua sotto che è quello della rana, poi c'è uno strato che permette essenzialmente di respirare, diciamo, per far semplice, poi c'è uno strato, diciamo, del topo che permette di respirare ma anche di sentire l'odore del formaggio, diciamo, che è importante, e poi c'è sopra questa cosa assolutamente abnorme che abbiamo solo noi, questa specie di corteccione e sono messi uno sopra l'altro come i tre gusti di un gelato, perché uno passa da rana a topo a uomo, perché se avessi dovuto progettare oggi un cervello fatto bene, non lo facevamo certo così, dovendo progettarlo ex novo. E quindi l'importante sarebbe arrivare ad aggiungere una quarta dimensione, cioè attaccare, eccola qui, non la chiavetta USB, ma un'interfaccia uomo-macchina, hardware, con un buco ben fatto. Non è facile da fare la cosa tecnicamente, ma è assolutamente possibile, è assolutamente possibile, e con questo sistema diventiamo immortali. Perché diventiamo immortali? Perché scarichiamo per esempio tutto il contenuto del nostro cervello dentro in un memory stick, grosso modo, che vuol dire
gli occhi della ragazza di cui eri innamorato 30 anni fa, l'odore del vento una mattina che eri in mare, no, non lo so, le cose più strane che sono nascoste qua dentro vanno tutte in un memory stick, tu tieni e diventi immortale. Altrettanto però va anche nell'altro senso, ti fiondi dentro l'Enciclopedia Britannica, non so, le sai tutte dopo. Vabbè, ragazzi, questo è la cosa da conquistare, diciamo, prima che torni la cometa di Halley. Per riuscire ad andare avanti in questa direzione, l'altra grande e importante incognita è la genetica. E vorrei parlarvi un attimo di chi ha cominciato a capire il mistero della genetica, che è stato un fisico, lo dico con grande orgoglio, Erwin Schrödinger, che nel 1943 fece una famosa conferenza, Che cos'è la vita, e poi scrisse un libretto brevissimo, 100 pagine, una figata pazzesca questo libro, una cosa incredibile, fu il primo a capire che la vita è trasmissione di informazione, nella sua immensa semplicità come affermazione. E com'è che lo capì? Beh, con il labbro degli Asburgo, sapete la storia, no? Questo qua, bruttissimo, è Carlo V, quello della battaglia di Pavia, che vede, c'ha questo mento, questo labbro, proprio orrendo. E gli Asburgo, che poi si sposavano sempre tra di loro, quindi erano un po' scemi, sono tutti caratterizzati da questo là. E Schrödinger, da fisico, dice, ma come lì? Nel moto browniano, i ziliardi di molecole che fanno un corpo umano, come fanno a ricordarci di fargli il mento agli Asburgo sempre uguale? Di mezzo c'è una trasmissione di informazione, più o meno come i piselli di Mendel, ma lui lo fece con la genetica degli Asburgo. Beh, ci prese, perché 10 anni dopo, lo sapete tutti, Crick e Watson capirono come era trasmessa questa informazione, eccetera, e oggi abbiamo completamente decodificato la genetica di molti esseri viventi, compreso l'uomo. Ma la domanda è: come facciamo da qui al 2062 ad usare la genetica per arrivare a vivere più a lungo e meglio? Allora, il target è 3 giri della cometa di Halley, cioè arrivare ad avere un bambino che nasce nel 2062 e che poi vedrà altre 2 volte la cometa di Halley, diciamo almeno 150 anni. È perfettamente possibile. E per di più vogliamo anche una buona qualità della vita. Cominciamo col primo caso. Come si fa ad allungare la vita? Beh, ci sono dei metodi semplici nella loro brutalità. Le mosche Matusalemme. Questa qui è una roba un po' impressionante, ma niente panico, eh? È un esperimento vero, quello che vi dico adesso è assolutamente quello che è stato fatto, un'università americana che ha preso le solite fruit flies, sono queste sfigate mosche della frutta che sono particolarmente adatte per fargli di ogni crudeltà e cattiveria, le quali depongono, poverine, depongono sulla frutta le loro uova, qui ci sono delle mosche impegnatissime a deporre le uova. Ebbene, l'esperimento nella sua brutalità e semplicità è: preso una distribuzione di uova, si impedisce alle uova di schiudersi finché la metà non sia morta. Ripeto, si impedisce di schiudersi, per esempio con la temperatura, finché metà delle uova deposte non sia morta. A quel punto le lasci schiudere la metà che ha resistito e queste fanno delle mosche che fanno un'altra deposizione di uova e anche lì ancora gli fai lo stesso scherzo, gliene uccidi, impedisci di schiudersi finché metà non sia morta, e così via per un certo numero di generazioni. Per fortuna le generazioni qua si fanno in fretta, nel giro di un paio d'anni ottieni delle mosche che quando nascono poi vivono 4 volte di più della mosca normale, 4 volte di più. È la dimostrazione spettacolare che la longevità è scritta nei geni, perché avete capito com'è la storia, io lascio morire tutte quelle che sono meno robuste, diciamo così, continuo a tirare quelle più robuste e nel giro di una decina di generazioni produco delle mosche affettuosamente chiamate Matusalemme, perché vivono 4 volte più degli altri. Non è male, è difficile da applicare alla razza umana, diciamo, come sistema, però, no, per amor di Dio. Però l'idea è spettacolare, dimostra che la longevità è scritta nei geni.
E quindi lavorando un po' sulla genetica sicuramente ci riusciamo, ma dobbiamo anche migliorare la qualità della vita, perché per arrivare così eventualmente ci vogliono dei pezzi di ricambio in qualche modo in tutti i vari macchinari, eh? E praticamente è il sogno della rigenerazione. Credo che a tutti sia capitato di vedere che la lucertola, quando le togli la coda, poi dopo la coda ricresce in qualche modo. Un esempio ancora più spettacolare è questo bel granchione che ha perso chiaramente una chela in combattimento e mo sta ricrescendo la chela, vedete qua. Però se io prendo strappo un braccio al signor Rettore, non gli ricresce il braccio. Perché? Cioè, perché lui è troppo intelligente e troppo evoluto rispetto alla, sit veni a verbo, rispetto alla lucertola o al granchio. Nel senso che qui entrano in gioco le famose cellule staminali embrionali, quelle totipotenti o pluripotenti, perché all'inizio, quando si comincia a costruire un corpo, non si sa ancora come si fa a decidere chi farà il sopracciglio, chi farà il fegato, chi farà i denti, eccetera. Però da qualche parte c'è scritto, e quelle che lo sanno sono le cellule totipotenti all'inizio o pluripotenti, cioè il famoso studio fatto utilizzando le cellule staminali embrionali, che vi ricordo, bisogna denunciarlo questo, in Italia è ancora molto osteggiato per ragioni assurde ed ipocrite, nel senso che io sono amico personale di Elena Cattaneo, professoressa dell'Università di Milano, forse la migliore studiosa di cellule staminali in Italia, che usa le cellule staminali embrionali prese all'estero, perché quelle si può, no? Cioè, questo è proprio veramente, va bene, glisson. Comunque, superando queste, diciamo, sovrastrutture culturali artificiali, utilizzando cioè le cellule staminali, è sicuramente possibile rifarsi tutta una serie di pezzi di ricambio, essenzialmente, no? Compreso un cuore, un rene, così, poi dopo se non vanno bene, zac, lo cambi e sei a posto, e quindi non solo vivi 150 anni, ma hai anche una qualità della vita che è assicurata dai pezzi di ricambio che vai al box e li cambi. Questo qui è sicuramente una realtà da qui al ritorno della cometa di Halley. E infine vi faccio qualche esempio di quelle cose che io chiamo i ferri del mestiere. Considero la matematica un ferro del mestiere e lo ritengo un complimento a tutti i grandi matematici, naturalmente. I matematici se la tirano, si grattano, c'è anche loro dei problemi che sono centinaia di anni che non riescono a risolvere. Uno di questi, una roba complicata, si chiamano sistema di equazioni Navier-Stokes, che erano due tizi indipendenti che avevano studiato, cercato di studiare come scorrono i fluidi, cioè i gas, l'aria e l'acqua. Allora, se noi riuscissimo a capire questa cosa, ci sarebbero delle applicazioni immediate. Una di quelle divertentissime è trasportare gli icebergs. Dalla Groenlandia, per esempio, si staccano enormi pezzi di ghiaccio che sono fatti di acqua dolce, buonissima, da bere potenzialmente, poi una volta che se ne vanno in mare, poi si sciolgono nel mare e sono perduti. Allora devo imparare a trasportarli, cioè mettergli intorno una corda, attaccarli a un rimorchiatore e tirarli, per esempio a Pantelleria, per dire, o posti dove ci sia bisogno di acqua. Ebbene, è facile dimostrare che se uno capisce come funziona, diciamo, lo scorrimento dell'iceberg nell'acqua, può arrivare a fare questa operazione, direi, in modo talmente efficiente da rendere questo sistema più efficiente che non desalinizzare l'acqua del mare, come si fa adesso, come costo energetico e costo generale, come efficienza. E un altro spettacolare esempio di uso della matematica è la famosa equazione di Riemann, cioè quella cosa che permetterebbe di calcolare i numeri primi. Sapete tutti cosa sono i numeri primi, avete letto il libro sui numeri primi, presso poco, sapete anche che molto tempo fa è stato dimostrato che sono infiniti, però nessuno è capace ancora di
calcolarli con precisione, cioè si vede che hanno delle strane regolarità, eccetera, ma nessuno c'ha ancora una formula per cui, dato un numero primo, io calcolo di sicuro quello che viene dopo. Devo andare a tentoni, così vado avanti con dei computeroni che stupidamente, dato un numero, provano se è primo. Cioè, deve essere dispari, intanto per cominciare, poi dopo tutto il resto diventa difficile. Allora, cosa servirebbe? Risolvere l'equazione di Riemann, cioè riuscire a essere capaci di calcolare e predire esattamente i numeri primi. Boh, apparentemente non ha molto se non a guadagnare $1 milione, perché è uno dei problemi fondamentali della matematica, per i quali impari $1 milione, però sembra che sia il modo più difficile immaginabile di guadagnare $1 milione, perché è un'equazione molto difficile oggettivamente. Beh, non tutti sanno che i numeri primi, la impredittibilità dei numeri primi viene usato nei codici bancari, per esempio del bancomat o delle carte di credito, non solo dalla CIA nelle loro cose, ma anche proprio la normale encriptazione dei codici bancari. Per cui, se risolvete l'equazione di Riemann, nel giro di una notte potete vuotare tutti i bancomat del mondo, se uno riesce, che è interessante, ma molto, molto, molto difficile. E infine concludo con un esempio piuttosto divertente, la carnicoltura. Noi siamo essenzialmente degli erbivori, discendiamo da scimmie, cioè, però abbiamo imparato a mangiare la carne, cioè a nutrirci delle proteine, cioè mangiare quelli che hanno già mangiato delle cose, dei vegetali. E vabbè, solo che al giorno d'oggi le mandrie occupano un sacco di terreno agricolo, consumano tantissima acqua, producono metano, inquinano, e quindi se noi riuscissimo a fare la bistecca senza la mucca intorno, sarebbe un risultato fantastico. Produrre carne in laboratorio libererebbe il terreno agricolo, diminuirebbe l'energia e diminuirebbe moltissimo i gas serra. Diciamo, la NASA ci sta già lavorando con delle proteine del pesce per riuscire a fare dei filetti di sogliola, diciamo così, senza la sogliola intorno, da mangiare agli astronauti, poveretti che non hanno scelta, voglio dire, quando vanno su Marte, bisogna risparmiare sul peso, ecco, diciamo. Però insomma si può fare, perché oltretutto cancelleremmo queste immagini di macellazione di animali che fanno impressione a molti, che preferiscono non sapere come si fa ad ottenere una bistecca nel piatto, però non è un procedimento così banale. E quasi quasi ci siamo, perché è facile, partendo da 10 cellule staminali, ancora loro, si fanno 50.000 tonnellate di carne in 2 mesi, non è male, in teoria almeno, solo che il costo è ancora $100.000 al chilo, che direi è ancora più del filetto, ancora al giorno d'oggi siamo ancora un po' indietro. E lo stato dell'arte è questo qua, vedete, si parte da un petri dish con dentro le cellule che crescono, e finora il massimo che è stato prodotto è questo, non è granché come risultato. Vabbè, il nostro sogno è arrivare di avere la bistecca dentro nel petri dish. E va bene ragazzi, niente, questo è una carrellata di quello che è dentro anche in una app. Se avete un iPhone, volete fare i rocchettari, guardate la app, che racconta presso poco un riassunto di queste storie. Grazie. E allora? No, arrivano numerosi, mi guarda. A me serve il con. Grazie Giovanni, è una cosa. E stavo pensando con la nouvelle cuisine, no? Potremmo usarla per piccola. Di solito adesso noi diciamo, sapete la procedura, se ci sono domande cominciamo a raccogliere qualche domanda. Dovete alzare la mano perché non vedo. Vedo qualcuno, devo cominciare io per rompere il ghiaccio. Non mi sembra che sia il caso in questo caso. Comincio io, Giovanni. Dai, così dai. Funziona la cosa. No, quello che mi colpiva
delle cose che dicevi tu adesso un momento fa, fondamentalmente questo consenso abbastanza diffuso, che secondo me è basato su una informazione statistica sbagliata, dice che ci sono talmente tanti pianeti, talmente tanti possibilità, che da qualche parte ci deve essere la vita, no? Allora, io una cosa che insegnavo agli studenti è che da un solo punto passano infinite rette, e noi abbiamo una sola osservazione da questo punto di vista. Noi conosciamo soltanto questo tipo di vita in questo paese, in questo mondo. Per cui l'ipotesi che esista da qualche altra parte, se vogliamo, è un'ipotesi sentimentale, ma non è un'ipotesi, diciamo, scientifica di nessun tipo, perché non riusciamo a dedurre dai dati che noi abbiamo, non riusciamo a proiettare. Se trovassimo una seconda, saremmo ancora più un altro posto dove c'è la vita, saremmo ancora più inguaiati, perché da due punti passa uno ed è una sola retta a quel punto là, e quindi avremmo seri problemi. Ma secondo te esistono, scusami per arrivare al punto, esistono, come dire, osservazioni che in qualche modo lasciano sospettare, a parte il numero dei pianeti, che lasciano sospettare che sia possibile individuare forme di vita analoghe alla nostra, o diciamo basate sul cocktail brasiliano? Lasciare sospettare è un po' come quando una ragazza dice che è un pochino incinta, no? Cioè, più o meno è la stessa cosa, e cioè qui o si trova o non si trova. Quello che sicuramente noi tra poco avremo è uno o più pianeti. Abbiamo già almeno una decina di pianeti molto simili alla Terra, e poi ne avremo tra poco di quelli che hanno le condizioni perfette per lo sviluppo della vita come lo conosciamo noi. Naturalmente poi ce ne sono altre condizioni, ma in mancanza di meglio noi cerchiamo quella che conosciamo. Dopodiché io ti potrei dire: ah sì, ma abbiamo visto il metano su Marte, è vero. Allora, il fatto di avere visto uno sbuffo di metano, uno o più sbuffi di metano su Marte, potrebbe indicare un'origine organica del metano stesso. Il metano dura molto poco, si rompe rapidamente, e quindi la cosa più logica, se lo vedi, è immaginare che ci sia un gruppo di batteri che te lo bruciano, una produzione biologica. Però naturalmente si possono immaginare anche configurazioni, diciamo così, vulcaniche che lo producano. Quindi, dopodiché abbiamo evidenza che su questi satellitoni di Giove e Saturno ci siano sotto uno strato di magari 100 km di ghiaccio, ci siano degli oceani di acqua liquida e addirittura salata, che è scaldata da vulcani che ci sono all'interno, che tengono liquida e danno anche nutrienti simili alla situazione che c'è, come tutti sappiamo, sugli sbocchi vulcanici sul fondo dei nostri oceani, dove a 10 km di profondità, buio pesto, senza un fotone, ci sono dei vermi lunghi così, che vivono felici. Quindi potrebbe benissimo darsi di trovarli negli oceani di Europa o di Encelado. Però questo qui è speculazione, è wishful thinking, no? Io rimango dell'idea che una volta che riusciamo, che diventiamo capaci di analizzare le atmosfere, il contenuto chimico delle atmosfere di un pianeta giusto, cioè che ha l'atmosfera, ha la qualità, eccetera, magari ci vediamo dentro le righe della clorofilla, capisci? Cioè, per dire una cosa un po' semplicistica, e quindi osservare da lontano la vita. Va bene, vedo. Io ho un paio di domande a Catena in successione. La prima, tu sei uno straordinario astrofisico, però per andare a cercare l'energia, invece di guardare verso le stelle, hai guardato al centro della Terra. L'obiettivo di realizzare invece le stelle in Terra, a parte gli aspetti legati all'energia, è un obiettivo che mi sembra qualsiasi astrofisico potrebbe vedere come
un ottimo risultato in termini di avanzamento delle conoscenze. Seconda osservazione, invece tu hai mostrato una certa percentuale di composizione dell'universo in termini di energia oscura e altre componenti. Normalizzando, questo presuppone che i confini dell'universo sono in qualche modo definiti, se tu puoi dire che il 73% di una quantità finita, presumo, o è di quella che è raggiungibile da un segnale che in qualche modo ci riesce a misurare, cioè qual è il modo di normalizzare. E terzo, il clima, non l'hai notato? No, terzo, ma clima, finito. Senti, no, rispondo subito, no, ma ti ringrazio. Allora, inevitabilmente per brevità non ho parlato della fusione nucleare, che è quello a cui si riferisce professor Binacci, che conosce le cose molto bene, non perché non ci creda, anzi ci lavoro anche, ma perché non credo che l'avremo prima che torni la cometa di Halley. La spietatezza da dire. Detto questo, quello lì è il modo di rifare appunto le stelle sulla Terra, cioè convincere, riuscire a fare fondere insieme e estrarre energia. Potenzialmente fantastico, però non ci riusciremo secondo me, e comunque concettualmente molto più difficile di prendere il calore della Terra, su questo siamo sicuramente d'accordo. Poi, questo comunque l'ho scritto nel libro, la prima cosa è quella lì. Poi naturalmente faccio anche un altro passo, che è una produzione nucleare mista, fissione-fusione, che a me attira molto, ma nucleare è una parolaccia e quindi non ne parleremo più. Ho usato questo esempio perché mi sembra un caso molto spettacolare e trovo strano, trovo politicamente sbagliato che non si investa su questa cosa a un costo molto modesto. L'altro caso, la risposta l'hai capita benissimo, e cioè quando io parlo di universo, siccome non faccio filosofia, diciamo, ma cerco di fare l'astronomo, parlo di universo accessibile. Banalmente accessibile vuol dire un universo che ha un diametro che è dato dal prodotto della velocità della luce per l'età dell'universo, e questo mi dà un diametro in centimetri, quindi un volume, quindi l'espansione. Questo qui è il tipo di universo sul quale noi ragioniamo, il resto lo lasciamo ad altri. Sì, naturalmente questa conferenza è stata affascinante. Faccio due piccole osservazioni. Ci sta vita su altri pianeti? Domanda mal posta, perché dobbiamo prima definire cosa intendiamo per vita. Prima cosa. Seconda cosa, energia dal suolo, dal centro della Terra. E è stato detto, non possiamo però utilizzarla per mandare in aria gli aeroplani. Non è vero. Oggi sta nascendo una nuova scienza che è la trasmissione wireless di energia, non di informazione. Sfortunatamente queste cose sono studiate da persone che sono esperte di trasmissione di informazione e ritengono di poter usare le stesse conoscenze per la trasmissione di energia. Enorme errore, perché invece deve nascere una nuova scienza. Ma che trasmette il gigawatt. Certo, esatto. Certo. Hai ragione. No, hai ragione. Io farò una domanda, sono Iavarone, sì. Farò una domanda non da ingegnere, non da tecnico. Ma meno male. Quello che mi ha colpito di più della sua conferenza è che effettivamente era una cosa che non mi aspettavo, perché venendo qui mi aspettavo di sentire altre cose. Però in questo un senso positivo voglio dare alla cosa. È un complimento. È un complimento. Grazie. Adesso spiegherò perché. Quello fa gaff continuo. No, non sono gaff. Spiegherò perché. Cioè, in effetti, lei da astrofisico ha sostanzialmente fatto capire che oggi la scienza, che apparentemente tanto parcellizzata e tanto articolata, in effetti si sta avviando verso una nuova unitarietà, nel senso che ha parlato di biotecnologie,
ha parlato di informatica, ha parlato di fisica, di matematica, di astrofisica, eccetera, eccetera. Quindi la domanda che le pongo, ci stiamo avviando forse verso una nuova forma di umanesimo in cui ci sia, c'è un, come dire, un elemento unificante di tutte queste articolazioni del sapere e della conoscenza? Non so se una nuova forma di umanesimo sia l'espressione giusta. Certamente io credo profondamente nell'interdisciplinarità, l'esempio dell'astrobiologia è il più spettacolare, però anche la genetica è altrettanto. Io ci credo profondamente, cerco di insegnarla ai miei studenti, e questo libro è il risultato proprio di questa opinione che io ho e che secondo me è perfettamente coerente con il fatto di essere anche scienziati che poi vanno a fondo in un particolare campo, inevitabilmente, ma non possono ignorare tutto il resto. Mi chiedevo se fra i problemi che si possono in qualche modo risolvere, non so fra quanti giri della cometa, c'è anche quello di che cos'è la coscienza. No, giusto, nel libro ho messo anche il coscienziometro, una macchina fantastica che ha pensato un italo-americano di cui adesso purtroppo in questo momento mi sfugge il nome, mi dispiace molto, ma capire che cos'è la coscienza e perciò arrivare a misurarla, per esempio, è una cosa molto affascinante. Non posso parlare di tutte le mille cose che farà la scienza nei prossimi 50 anni, quindi non ho avuto il coraggio di parlare in dettaglio di quello lì, ho fatto una selezione di quelle più facili. Nel libro c'è anche il coscienziometro, ma non so difenderlo bene. Mi confesso che non sono abbastanza esperto sull'argomento. Io sarò brevissimo. Nanni, non hai parlato della scoperta delle scoperte, quella che non abbiamo, di cui non abbiamo ancora idea, cioè una delle frontiere dell'uomo è esattamente scoprire qualche cosa che non ti aspettavi. Cioè davanti a noi sta la prosecuzione delle cose che riusciamo a immaginare, ma sta un intero universo di cose che non ci aspettiamo. La storia della scienza insegna questo, quindi mi immagino che nel prossimo giro della cometa di Halley noi ci troveremo, o chi lo completerà il giro, si troverà a vedere cose di cui non avevamo la più vaga idea in questo ciclo continuo di apprendimento. Naturalmente è vero, hai ragione, però capisci... Esatto, difficile scriverlo, perché quando hai detto questa cosa qui, dopodiché hai finito subito, insomma, no? Cioè, è ovvio che quello che scopriremo è assolutamente diverso da quello che pensiamo di scoprire, ma è come la storia dei, non mi ricordo più chi è stato, un famoso generale inglese che diceva battle plans are useless, è totalmente inutile fare i piani di battaglia perché dopo i primi 10 minuti di inizio della battaglia il nemico si comporta in un modo diverso da come tu avevi preso. But planning is essential, il lavoro di pianificazione è fondamentale, perché, ovvio, e quindi qua è un po' lo stesso, uno cerca di allenarsi e dire quelle cose che adesso pensa, dopo lo so benissimo che tra un po' di tempo, il mondo, la storia della scienza è piena, no? Lord Kelvin che aveva detto la fisica è finita, le cose più pesanti dell'aria non voleranno mai, c'è una serie di infinita di predizioni sbagliate,
ma però è una bella tradizione, tutto sommato. Parli nel microfono. No, il recente esperimento sulla velocità, sulla formula di Einstein. L'esperimento di cui lei parla è la trasmissione di neutrini, non di neutreni, quelli che vanno nel tunnel, neutrini. Silenzio ragazzi, per amor di Dio. Dal CERN al Gran Sasso è un fantastico esperimento di fisica fatto con grande classe, persone, in particolare il professor Editato, che mi pare sia di Napoli se non erro, persone in gambissima che hanno fatto un lavoro eccellente, non devo certo dirlo io, ma insomma è ovvio, è lì da vedere. A un certo punto hanno avuto un risultato apparentemente incredibile, hanno cercato in tutti i modi di mandarlo via, sto risultato non ci sono riusciti, hanno fatto la cosa giusta e onesta, siccome deve fare uno scienziato in questi casi, cioè pubblicare, renderlo noto e dire ragazzi qui da vedere, per favore dimostratemi, fatemi vedere dove ho sbagliato, perché se no il risultato di questo non è affatto dire che Einstein ha sbagliato o cose del genere. Così come la relatività galileiana cosiddetta, cioè quella appunto inventata da Galileo, dopo diciamo 200-300 anni ha perso la sua brillantezza e Einstein l'ha estesa, allo stesso modo è perfettamente possibile che 100 anni dopo la teoria della relatività di Einstein si arrivi a qualcosa che va al di là pur senza contraddirla. Però questo è una roba da bar, che dico così, da salotto, non vuol dire nient'altro. Cioè, su quell'esperimento, che ripeto, un lavoro splendido, sperimentale da tutti i punti di vista, si aspetta una conferma. Alla fine gli americani, che ci sono rimasti molto male perché erano convinti che l'avrebbero scoperto loro, questa cosa, boh, ci stanno lavorando pancia a terra, vediamo cosa succede. Credo che il Editato sarebbe il primo a essere d'accordo. Tu ci hai fatto questa carrellata bellissima di possibili scoperte, di possibili applicazioni, fra l'altro comunicandole in una maniera veramente, devo dire, sorprendentemente efficace. Grazie. Ora ti volevo chiedere che cosa pensi che noi non facciamo bene come comunità accademica o come comunità di ricercatori per riuscire ad avere un impatto sulla nostra società, sui non addetti ai lavori, per fargli capire che alcune di queste cose, già tu hai già citato due cose che sembrano essere oramai tagliate fuori dalla nostra società come possibili applicazioni. Una è l'energia nucleare, l'altra sono le cellule staminali e, oddio, esperienza napoletana, gli inceneritori è diventata una brutta parola in questo paese. Ora, che cos'è che sbagliamo? Che cos'è che sembra sia un problema soprattutto italiano? Abbiamo una comunità scientifica efficace che sembra essere capace di comunicare, non riusciamo a trasmettere questi concetti né ai nostri simili non addetti ai lavori, né ai nostri politici. Che cos'è che non facciamo bene o che dovremmo fare meglio? Come puoi immaginare ci penso molto anch'io e come vedi cerco tra l'altro di darmi da fare perché ci credo profondamente. Il problema effettivamente è tutto lì. Allora, non so come dire, una cosa è questa, chiamarla divulgazione, so una parola divulgazione sempre un po' semplicistica, ma insomma io ho notato che comunicare la scienza ha un risultato entusiasmante, che cioè grandi quantità di persone hanno veramente fame di scienza e che se tu chiedi a un direttore di giornale ti risponde che la gente vorrebbe leggere molta più comunicazione della scienza sui giornali, ma sostanzialmente non c'è spazio perché devi fare delle altre cose. Quindi il vero problema è comunicare ed educare i politici.
Questo è il punto fondamentale. Ma i politici sono quelli che mandiamo noi, ovviamente, no? Quindi il vero problema è tutto lì. La questione nucleare è spettacolare. Adesso non voglio aprire dei discorsi, sono sicuro che ci capiamo nella sua è stato comunicato in un modo estremamente maldestro che cosa voglia dire, cosa sia l'energia nucleare. Io non so se la gente si rende conto che la fissione nucleare è la repulsione di cariche elettriche alla fine, cioè che la fissione del nucleo avviene perché a un certo punto due metà si accorgono di essere cariche tutte e due positive e allora scappano via una dall'altra e questa energia è quella che poi crea il calore, eccetera eccetera. Questo concetto elementare, no, tu dici questa magia, qualcosa di assolutamente esoterico, le cellule staminali soffrono di un problema, è un argomento delicato di cui parlare, ma insomma che purtroppo è direttamente legato alla Chiesa Cattolica, è una realtà. Io non intendo minimamente parlare, voglio dire, io faccio trasmissioni per la Radio Vaticana, per intenderci, assolutamente, e tuttavia in questa cosa la Chiesa Cattolica ha ancora una posizione totalmente assurda che mette in grave difficoltà gli scienziati italiani che cercano di competere in modo onesto con gli scienziati inglesi, per esempio, no? Gli astrofisici italiani competono alla pari con gli scienziati inglesi e se vai a guardare tutti gli indicatori ti rendi conto che la produzione scientifica degli astrofisici italiani, per esempio, non è affatto inferiore, paragonabile, diciamo, a quella degli astrofisici inglesi. Per i biologi, capisci, c'è da superare, italiani, quelli che fanno per esempio genetica, voglio dire, per i genetici c'è da superare un gradino che è un handicap terrificante. E su quello, cosa vuoi? È difficile dire qualcosa, evidentemente. Alla fine è l'educazione che conta. Insomma, alla fine è un lavoro difficile, ma io credo profondamente che andando continuamente nelle scuole, andando a parlare con il più possibile di gente, qualcosa si deve ottenere, perlomeno io ci credo, ma non ho formule segrete. Se posso chiosare un momento una cosa di quella che diceva Roberto un istante fa. A me mi ha sempre colpito come esiste, legittimamente o meno, una protesta contro il tunnel in Val di Susa e nessuno ha protestato contro il tunnel che va da Ginevra. Secondo me dovremmo un poco muovere le coscienze su questa cosa, perché questa è la nostra incapacità di... quello è un tunnel molto più lungo e credo che ci sia molto più amianto fra Ginevra e il Gran Sasso che non... Va a 11 km di profondità. A 11 km di profondità, lì ragazzi tocchiamo. Roberto. Senti, no, io... Si sente? Sì. Chiaramente la domanda che ti faceva prima Roberto, diciamo, è un po' cruciale, effettivamente, credo che l'educazione sia la risposta unica possibile. No, io ti volevo fare un'altra domanda, ma in realtà non la volevo fare a te, la volevo fare all'alieno palindromo a cui hai fatto riferimento. Quindi per te può essere più un suggerimento magari per il tuo prossimo libro, perché la domanda che io farei da fisico teorico, diciamo, a un alieno che venisse sulla Terra è: che cos'è il tempo? Perché credo che questa sia la domanda, diciamo, delle domande sulla frontiera della fisica, insomma. Perché come tu, insomma, ben sai, diciamo, il tempo in qualche modo era assoluto per Galileo, per tutta la fisica classica, e aveva una sua freccia del tempo, il tempo va in avanti. Ora Einstein, come sappiamo bene, diciamo, ha cambiato queste cose drasticamente, il tempo è allo stesso dignità dello spazio, delle coordinate, ogni osservatore dà le sue coordinate. Però questo non è proprio vero, perché poi quando si vuole fare qualunque applicazione, parliamo della cosmologia, per esempio, che magari ti è molto familiare, tu fissi il tempo universale e l'evoluzione dell'universo segue questo tempo universale. Si potrebbe, diciamo, far riferimento alla meccanica quantistica per la quale il tempo è essenziale. Cioè, io credo che una delle domande teoriche, naturalmente, che nell'immediato c'ha meno applicazioni di quelle che tu ci hai illuminato, diciamo, facendone vedere tante,
è proprio che cos'è il tempo, quindi magari il prossimo libro sarebbe interessante. Anzi, cioè, ma nel senso di sapere che ora è, Roberto. Ecco, molto. No, voglio dire, c'è anche un caso più... cioè, tu puoi farlo subito, nel senso che all'inizio ho proprio messo un riferimento a un blog dove ciascun lettore, volendo, può mettere le domande che lui farebbe all'alieno. Gli ho fatto le domande di fisica teorica al signor Q. Per esempio, ma l'antiprotone cade? Tu non me lo sai dire se l'antiprotone cade. Se io avessi qui un antiprotone e lo lascio andare, io non so se cade oppure va in su. È un problemotto, no, adesso è un po' un gergo da fisici questo qui, però è un problemotto no, non banale. Ed altre domande simili, tutte quelle che voi avete, la potete mandare al signor Q attraverso questo blog che è descritto all'inizio. Va bene, io direi ringraziamo il professor Bignami perché è stata una conferenza splendida. Ringraziamo il signor Q. Ringraziamo anche il signor Q e gli diamo appuntamento al 2012 per l'Osservatorio di Capodimonte. Certo.